Sera sempre per Italian Friends, un evento straordinario in campo. Io nella mia vita di reporter non ho visto un evento in campo dove si parla veramente delle eccellenze, le eccellenze degli alberi nostri di ulivo che sono splendidi. E qui siamo con una persona eccezionale, un capo d'azienda, Savino Agresti, che ci dice un po' come sta andando la giornata, perché vedo un po' di gente molto interessata a questo tipo di evento. Prego. Grazie Antonio per il tuo interesse. E questa giornata praticamente è stata fatta in campo perché noi la nostra attività la facciamo in campo. La nostra azienda è un'azienda a cielo aperto. Si parla di sostenibilità e in particolare tante persone sono entusiaste di sapere la nostra attività diciamo, di filiera sostenibile nel corso di questi anni, quali sono gli sviluppi e quali sono praticamente i benefici che ha portato. E posso dire che siamo veramente soddisfatti di questa scelta perché comunque è una scelta di vita che bisogna fare, e è una scelta per salvaguardare il nostro territorio. E perché no, rendere più competitive le nostre aziende? Savino, ti vorrei chiedere, adesso tutti sono in attesa della nuova stagione olearia, quando partite? L'augurio è quello di partire il prima possibile. Veramente si aspettava un po' di pioggia, c'è stata, ma un po' poca, per far sì che il prodotto possa essere, diciamo, più predisposto a una raccolta che faccia meno danni possibili e soprattutto una qualità sempre più eccellente. La mosca quest'anno? Per il momento stiamo monitorando il volo della mosca, sembra che in alcune zone c'è qualche cattura, però obiettivamente per il momento non è, diciamo, il trattamento, almeno dalle nostre parti, non è ancora, diciamo, il livello non è ancora tale da poter fare il trattamento. Grazie, grazie Savino, grazie. Grazie a te.